Ok, l'intervista con Paolo Baratta, sono molto felice che possiamo fare questa intervista e vorrei cominciare con gli inizi e chiedere se lei potrebbe parlarmi della sua prima biennale come presidente, come ha cominciato. Abbiamo cominciato la prima biennale con il direttore Harald Seemann. Ricordo di essere venuto qui d'estate, proprio qui all'Arsenale, dove era in uso lo spazio delle corderie, ma al termine dello spazio delle corderie c'era un muro e al di là uno spazio sconosciuto ai più. E la domanda che ci siamo posti, io posi questa domanda a Zeman, dico: Harald, cosa posso fare per riportare la Biennale al primo posto nel mondo? E Harald mi disse: spazi che contengano il mondo. E così abbiamo fatto. E quindi abbiamo dedicato 2 anni di lavoro, ma veramente l'espansione dell'arsenale è stata realizzata in 6 mesi. Ma da lì è nata la prima fase del recupero della Biennale come grande spazio espositivo di varia natura, varie caratteristiche. Quindi l'uso dell'arsenale non come fatto occasionale, ma come momento permanente. E l'arsenale, in particolare questo spazio dove ci troviamo, è un po' un nightmare per qualsiasi curatore, per la sua straordinaria varietà e nello stesso tempo la sua straordinaria rigidità. Ma chi vince la battaglia delle corderie passa alla storia come un grande curatore. E potremmo parlare un po' più di Harald, che anche per me è stato una grande influence, no? Con le sue mostre negli anni '80, che ho visto come studente al Kunsthaus di Zurigo, Hang zum Gesamtkunstwerk, e la straordinaria mostra anche di Mario Merz, La città utopica, la città irreale. E perché questo spazio qui che facciamo di interviste è un po' protesto contro dimenticare, come dice Eric Hobsbawm, ma anche un spazio di memoria dinamica. Sarebbe bello di avere un po' delle sue memorie su Harald, di questa Sì, esperienza. Harald era un sensitivo, cultore di scienze mistiche, amante di quella cultura al limite tra l'irrazionale e il mistico naturalistico di fine Ottocento, adoratore di quel monumento all'utopia verso il sud che è il Monte Verità nelle Alpi svizzere verso l'Italia, dove è tuttora viva la sua memoria. Sensitivo nel senso che la sua conoscenza era essenzialmente una conoscenza non da dotto, ma appunto da sensitivo dell'arte. Era un curatore assolutamente straordinario e per questo a lui debbo il rilancio di questi spazi, perché quando si percorrevano con lui questi spazi, lui narrava di opere che avrebbero trovato in quell'angolo il posto ideale. Cioè era un curatore tridimensionale, anzi quadridimensionale, perché aveva sempre la concezione dello spazio di 3 dimensioni più la quarta che, come si sa, è la generosità. E questa era, diciamo, la sua grandezza, che lo salvava anche da momenti in cui poteva anche commettere errori. Ma erano errori commessi da una persona che aveva nei confronti dell'arte e degli spazi espositivi un atteggiamento da grande creatore.